passo in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano morto per... Vai Mimmo! Mimmo libero! Mimmo libero! Grazie della performance. Volevo dire una cosa, che papà di Mimmo qua. Nel mondo abbiamo avuto tre eroi. Abbiamo avuto Martin Luther King per i diritti dei negri, abbiamo avuto Nelson Mandela per l'uguaglianza, ha fatto 27 anni di carcere. Il secondo è Mimì qua, quello è un eroe quello, va bene? Sì, questa è una manifestazione per dimostrare vicinanza al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ma è anche una manifestazione per dire che si può vivere bene insieme, perché Riace ha sperimentato un modello che è quello di ridare vita a territori che rischiano lo spopolamento e farlo attraverso persone che vengono da tutto il mondo. Quindi un modello che non può essere soggetto a, come dire, dei ripensamenti, al di là delle vicende giudiziarie del sindaco. Ecco, io sono sicura che Mimmo Lucano avrà modo di spiegare la sua posizione e di chiarire tutto quello che oggi gli viene attribuito, e sono sicura che appunto questo avverrà, e devo ricordare che è solo indagato e che nel nostro ordinamento fino alla sentenza definitiva c'è la presunzione di innocenza. Questo vale per tutti, quindi fa molta tristezza vedere un ministro dell'interno che esulta perché il sindaco oggi è domiciliare. Il ministro dell'interno si dovrebbe occupare di far arrestare i capi delle 'ndrine e sradicare la criminalità organizzata, invece di quello mi pare che si occupa molto poco. Siamo qui per Mimmo Lucano, non per quello, per la persona, ma per quello che rappresenta. Libertà, democrazia, basta con questi soprusi. Dobbiamo muoverci, siamo venuti da ogni parte della nostra regione, anche da altre parti. Io credo, per dire tutti quanti insieme, forza con l'integrazione, in un mondo in cui la globalizzazione è in mano di tutto non si può ancora pensare di arrestare un sindaco perché ha fatto del suo comune un'oasi di integrazione. Siamo qui per bloccare le angherie, per evitare che episodi del genere si ripetano, ed essere in migliaia, in decine di migliaia qui a Riace è una cosa straordinaria, e grazie a voi mass media che riuscite a portare la nostra voce al di là della nostra regione, io mi auguro, e chi lo sa anche al di là del nostro continente. Viva la libertà e viva la democrazia. Vengo da Maratea, della Basilicata, ci tenevo a essere presente perché a questi fatti dell'umanità secondo me bisogna esserci, nel senso che bisogna partecipare per sentire col cuore quello che può riservarci il futuro, insomma. Bastano le parole che non servono a nulla.
siamo qui oggi sia come Arcighe Lamezia che come associazione di promozione sociale Capusutta per sostenere ovviamente Mimmo Lucano, perché la disobbedienza civile è d'obbligo soprattutto ora, quindi siamo qui per sostenere appunto Mimmo Lucano come Lamezia Terme. Ciao. Una battuta su questo sindaco. No, questo sindaco è da difendere. Questo sindaco è da difendere. Da dove arriva? Io da Africo, siamo qua vicini nella Ionica. Pensa che tutto quello che ha fatto per questa città sia corretto, sia giusto? Lui secondo me si è comportato come doveva comportarsi in questo contesto dove viviamo. Noi siamo comunque della fondazione Exodus di Don Mazzi. Giustamente, ma lì non sono gente. Una bellissima giornata e speriamo tanto che Mimmo sia libero, ritorni libero, perché deve resistere e oggi questa giornata è solo per lui. Cosa pensi di questo sindaco che sostiene soprattutto gli immigrati? Il sindaco è il nostro papa, abbiamo bisogno di lui, perché lui è sempre là per noi, adesso non siamo là per lui, perché questo è il problema, lui ce l'ha la colpa di africana e questo non siamo qua oggi. Lei pensa che tutto quello che ha fatto l'abbia fatto in modo corretto? Sì, perché io sono arrivato qua, sì, clandestino come con la Libia, ma la prefettura mi ha mandato qua. Non è come lui può essere messo la strada così come lo appare l'immigrazione clandestina. La prefettura mi ha mandato qua, Riaci, 2 anni fa. Ma a favore del sindaco e a favore di un'idea di solidarietà che in Calabria è sempre esistita. Quindi Mimmo Lucano ha rappresentato bene questa idea di solidarietà e quindi siamo qua per portare avanti, voglio dire, questa idea che Mimmo Lucano ha portato avanti fino adesso. Mimmo fuori soldi! Da dove arriva signora? Da Reggio Calabria, sono vicina. Per sostenere il sindaco? Certo. Cosa pensa di questa situazione? No. Come? Cosa pensa di questa situazione? Il fatto che sia indagato? È una situazione ingiusta e se indagato, se arrestato Mimmo andrebbero indagati e messi sotto la lente altre realtà prima di Riace. Al momento non penso nulla, penso solo Lucano libero. Basta. Mimmo libero! Mimmo libero! Mimmo libero! Mimmo libero! Mimmo libero! Signora, dove arriva? Da Brindisi. Da Brindisi per sostenere il nostro sindaco? Certo. Cosa pensi di questa situazione? Questa situazione dovrebbe essere la migliore e invece l'hanno fatta diventare uno schifo. Quindi lei sostiene al 100% il suo operato? Sempre. Più del 100%, si può dire? Anche più. È un dovere da parte nostra essere presenti a questa manifestazione per dire che il modello di solidarietà che si è sviluppato a Riace, in modo particolare in altri comuni d'Italia, non deve e non può essere arrestato. Un gesto di vicinanza al nostro collega Mimmo Lucano, che è stato vittima non di ciò che ha fatto, perché per ciò che ha fatto doveva essere premiato, ma delle sue idee. Quindi per noi è un dovere, stamattina è stato un dovere alzarci all'alba, fare 700 km, essere qui presenti insieme ai movimenti e alle associazioni per dimostrare la nostra solidarietà e la nostra vicinanza al sindaco e alla comunità di Riace. Signora, dove arriva? Io sono di Siderno, sono qui dalla Locride, faccio parte dell'ambulatorio di Riace, sono felice di questo, partecipo in maniera convinta a questa manifestazione e cerco di prendere tutte le immagini che posso. Cosa pensa che abbia fatto di buono questo sindaco? Tutto,
soprattutto ci ho insegnato come fare integrazione, come fare accoglienza, invece di prenderlo a modello lo stiamo un po' tormentando, però c'è molta solidarietà e siamo tutti molta parte della cittadinanza, molta parte dell'Italia, con lui purtroppo non tutta, mi dispiace. Qui per sostenere il sindaco? Sì, sì, noi siamo da Camini, siamo volontariati al progetto di accoglienza a Camini e siamo qua naturalmente, siamo pro Lucano, sì. Quindi siete qui anche voi per appoggiare il sindaco Lucano? Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Siete a favore di quello che ha fatto per gli immigrati? Sì, 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 secondo me ciò che lui ha fatto è meraviglioso, tutti devono essere fieri di suo lavoro. Ma non c'è nulla da pensare perché è tutta una storia troppo assurda e che si fatica anche a pensare che sia vera, perché qui in questa terra devastata da mafie, disoccupazione, corruzione, cioè non si può trovare il capro espiatorio in una persona che fa della sua azione amministrativa all'umanità, che ha creato dal nulla una comunità che adesso veramente dovrebbe essere patrimonio del mondo. L'esempio di Riace dovrebbe essere riproposto in tutti i comuni, in tutti i comuni italiani, perché questa è la vera accoglienza, non quella che si prospetta nel decreto Salvini, che rappresenta veramente la fine dell'umanità nel nostro paese. E questo passaggio nostro era dovuto, ma credo che loro lo riconoscono più di noi calabresi, quanto sia stato importante per questi luoghi, per l'integrazione. Per me Mimmo Lucano è un simbolo di integrazione, anche un simbolo d'Italia, anche la regione, e deve liberare completamente. Quindi per te ha fatto tutto bene, non ha sbagliato nulla come sindaco? Nessuno, non posso vivere in questo mondo senza fare qualcosa di sbaglio, ma non deve tenere questo come non hai fatto niente di buono, hai capito? Okay. Come per dire, nessuno è perfetto, gli sbagli ci possono stare? Nessuno non è perfetto, nessuno non è perfetto. Quello che posso dire è che lui è abbastanza buono, il lavoro che ha fatto lui abbiamo visto tutti. Ma tu pensi che lui si sia comportato solo bene con voi o anche con il resto della città? No, non solo con noi, non solo con noi, con tutte le persone, con la città, con la regione, con tutti, sì. Grazie. Da dove arrivate? Da Cosenza. Per sostenere il nostro sindaco? Eh beh, sicuramente per sostenere il nostro sindaco e anche tutta quanta la Calabria, che in lui ha visto un grandissimo ideale di riscatto contro la rassegnazione per tutti quanti noi e soprattutto per chi viene da lontano. Quindi per te non ha commesso nessun tipo di reato? Ma sicuramente io penso che i valori dell'Occidente sono anzitutto quelli che riconoscono il fatto che nessuna persona può essere considerata illegale. Se prendiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la nostra Costituzione, sicuramente non ha commesso nessun reato, sono criminali le politiche migratorie attuali e sono quelle che sono da valutare come incostituzionali. Penso che sia ingiusto questo arresto perché deve essere ad esempio a tutti i sindaci che effettivamente sono conniventi con le mafie e imbrogliano. Assolutamente, giusto che sia, si faccia giustizia. È una giornata, credo, che dice tutto, nonostante il maltempo in Calabria, la pioggia, le difficoltà, siamo tutti qua. Siamo qua per dire che non si può subire questo per gesti di umanità, perché si vogliono aiutare le persone, perché si vuole evitare che qualcuno anche muoia. E per dire che i problemi della Calabria e le persone da arrestare in Calabria, io lo dico da sindaco calabrese, sono ben altre che non Mimmo Lucano. Quindi, per me questo sindaco è un angelo, quindi non merita di essere all'arresto domiciliare, perché le persone in realtà che devono essere arrestate sono già in libertà,
Quindi lui è un angelo. Perché è un angelo? Perché ha dato la possibilità sia agli italiani che agli stranieri di conoscere, ha creato anche la diversità culturale, che è la cosa più importante dell'umanità. Quindi non merita l'arresto, anche ha evitato l'infiltrazione mafiosa della gestione degli appalti per la raccolta dei rifiuti. Lui, se lui rifiuta, no, non gestisce questa. Quindi secondo me è meglio quindi fare come conviene fare, come lui sta facendo, lui faceva sempre, che di dare, sai, la gestione di certe cose alla mafia, che queste cose, questi rifiuti vanno a mettere sotto, finiscono quindi nei mari e poi nella zona circostanze della città.